Buonasera a tutti e benvenuti a Liberi TV. Il nostro ospite di questa sera è Roberto Marchesini. Roberto Marchesini è un filosofo ed epistemologo italiano, fondatore e direttore della Scuola di Interazione Uomo-Animale e direttore del Centro Studi di Filosofia Postumanista. Negli anni Ottanta è stato il promotore dell'ingresso in Italia della zooantropologia. Marchesini è anche autore di circa 40 volumi, più di un centinaio di saggi apparsi su riviste accademiche e in opere collettanee, e scrive inoltre sulle pagine culturali di diversi quotidiani nazionali, tra cui Il Manifesto e La Stampa. Allora, grazie Roberto per questa intervista. E il titolo della puntata è Specismo in discussione. E ti faccio subito una domanda relativa appunto allo specismo una domanda che ha a che fare anche indirettamente con gli antispecismi che spesso sostengono tesi diverse se non addirittura opposte. In un tuo recente saggio, che è una recensione al libro di Filippi e Trasatti, Crimini in tempo di pace, tu scrivi, leggo, che già il filosofo Giorgio Agamben nel libro L'aperto, l'uomo e l'animale aveva sottolineato come il modo di leggere l'eterospecifico non sia neutro, ma dia luogo a processi di emarginazioni nei confronti dell'alterità umana, vada cioè a costituire una macchina antropologica per cui non sia possibile disconnettere tale piano epistemologico dagli operatori di segregazione umana. Ecco, quindi tu ritieni, in sintonia con altri esponenti dell'antispecismo cosiddetto politico, che diciamo, i dispositivi di oppressione dell'umano e del non umano siano intrecciati in senso logico e storico? Sì, io lo penso. Penso in effetti che abbia ragione Agamben quando parla di una macchina antropologica di emarginazione dell'umano. Nello stesso tempo penso che molto spesso alcune forme di costruzione dell'identità dell'umano sia all'origine poi dell'emarginazione dell'animale, quindi che ci sia un rapporto molto stretto tra queste due forme di emarginazione. Devo dire che io faccio una differenza tra specismo, cioè individuare quali sono i piani che hanno fatto emergere lo specismo, dall'antispecismo come progetto, come punto di discussione. Lo specismo, a mio punto di vista, va assolutamente studiato utilizzando tantissimi focali disciplinari, cioè non è possibile utilizzare solo la filosofia morale, ma neanche solo l'analisi storica, cioè è necessario studiarlo sotto il profilo etologico, antropologico, filosofico, epistemologico, quindi andare a vedere tutte quelle forme che hanno dato origine a questa forma di emarginazione. Tra l'altro io considero lo specismo non solo l'emarginazione, lo sfruttamento dell'alterità animale, ma anche lo svuotamento dell'alterità animale, vale a dire la costruzione di un contenuto arbitrario, quale può essere la categorizzazione che trasforma l'animale come controtermine all'umano, oppure la svalutazione stessa dell'animale, quindi una denigrazione o a volte addirittura una categorizzazione dell'umano come assoluto. Quindi ci sono tante forme di specismo che vanno assolutamente prese in considerazione. Molto spesso lo specismo nasce da come l'uomo interpreta se stesso, quindi neanche il rapporto con l'alterità animale, ma il fatto stesso dell'uomo di interpretarsi o di pensarsi in un certo modo dà origine a delle valutazioni assolutamente speciste. Quindi oggi dobbiamo aprirci in questo senso, cercare di andare a smascherare tutte le forme di specismo, perché molto spesso una prassi determina un'ideologia specista, e su questo sono perfettamente in linea, d'accordo con molti autori che l'hanno sottolineato, ma allo stesso tempo una ideologia o un progetto, un programma, un paradigma, come può essere per esempio l'umanismo, ha promosso determinate prassi, ha incentivato determinate prassi speciste, quindi c'è una ricorsività tra i diversi punti, cioè tra la prassi e il pensiero, o insomma in tutti gli ambiti. L'antispecismo, a mio avviso, deve andare invece a perseguire quali sono le battaglie che devono aiutare a smascherare e quindi a in qualche modo togliere forza allo specismo, quindi in questo senso io auspico il pluralismo. Ho capito. Sempre in relazione appunto allo specismo, sempre nel libro di Filippi Trasatti, che tu appunto recensisci, si sostiene a un certo punto un qualcosa di apparentemente paradossale, perché loro dicono che in realtà, se diciamo l'obiettivo di un'analisi critica della questione animale è non tanto e non solo lo specismo, ma l'antropocentrismo, loro sostengono che in realtà non siamo mai stati specisti,
perché la macchina appunto antropologica che crea divisioni e gerarchie è stata applicata non solo per sancire la divisione tra umano e animale, ma anche per sancire, diciamo, per escludere dal cerchio della considerazione tutti quegli umani che di volta in volta non possedevano caratteristiche che erano associate all'umano. Ecco, sei d'accordo con questa affermazione? Ma parzialmente, devo dire innanzitutto che io ritengo che antropocentrismo e specismo siano due termini completamente differenti, nel senso che possiamo addirittura avere delle forme di antropocentrismo che non necessariamente danno luogo a specismo. Per esempio, la chiusura nel canone di specie è una forma di antropocentrismo, la prospettica antropocentrata, che non necessariamente si trasforma in uno specismo, anzi a volte si trasforma in un'esaltazione dell'alterità animale. L'antropologia è piena di queste forme, quindi dobbiamo tenere presente che sono due realtà completamente diverse. Nello stesso tempo dobbiamo altresì tenere in considerazione il fatto che noi non siamo dei fogli bianchi su cui la cultura ha scritto esattamente quello che poi noi abbiamo dato origine, cioè noi nasciamo con la nostra prospettica sul mondo e a volte questa prospettica può dare luogo anche a delle forme di specismo. Quindi, ma io penso che effettivamente a volte ci sono stati degli aspetti di specismo marcato, quindi penso che i due termini siano intrecciati, ma non necessariamente siano inclusivi. Ho capito. E, sempre parlando un po' e ragionando appunto sullo specismo e sulla sua genesi, in un altro tuo saggio tu analizzi la caccia in rapporto alla predazione. E sostieni innanzitutto che quando si parla di predazione non si possa parlare, non sia adeguato parlare di violenza, in quanto la predazione è un comportamento necessitato da esigenze di pura sopravvivenza, di sé e della propria prole. Mentre sostieni che per quanto riguarda la caccia, ovviamente parliamo della caccia del Paleolitico, non solo sia giusto parlare di violenza, ma che addirittura la caccia contenga già in nuce una concezione specista dell'animale, una reificazione dell'animale. Ecco perché secondo te, cioè, e poi naturalmente anche tu dici che comunque lo specismo viene poi accelerato, diciamo, con lo sviluppo dell'allevamento, ma sarebbe presente anche in nuce nel Paleolitico. Sicuramente, cioè, a parte il fatto che appunto con l'allevamento noi abbiamo uno sfruttamento eclatante e quindi esplicito, però prendiamo in considerazione i processi di predazione. La predazione avviene sull'animale predatore, carnivoro, e una preda, e c'è un rapporto necessitato, e questa necessità, nel senso che un ghepardo non può mettersi a raccogliere frutta o a mangiare le foglie o l'erba, ma deve per forza nutrirsi in quel modo. Quindi quando c'è un rapporto così necessitato, è chiaro che il ghepardo che raggiunge la gazzella fa violenza alla gazzella, fa comunque del male, della sofferenza, produce sofferenza, ma nel momento in cui la gazzella scappa al ghepardo, diciamo, il corso della sofferenza prende un'altra direzione, è la gazzella che provoca sofferenza al ghepardo. Quindi possiamo dire che non c'è una direzionalità nel processo di sofferenza, c'è una doppia direzionalità, e ti posso dire di più: sono molte più le volte che le gazzelle producono danni e sofferenza ai ghepardi di quanto i ghepardi producono danni e sofferenza alle gazzelle. Quindi non c'è questo rapporto di un violentatore e un violentato, perché entrambi sono all'interno di questo rapporto. E viceversa, quando parliamo di esseri umani, noi parliamo di un animale che è raccoglitore e che quindi in realtà anche la caccia non viene mai sviluppata sotto una modalità di predazione vera e propria, ma a tutti gli effetti è una raccolta, cioè delega qualcun altro, che sia una freccia, che sia far cadere un burrone, che sia sparare, ma poi l'essere umano raccoglie. Quindi l'essere umano non è in grado di produrre il processo di predazione, perché la preda non può assolutamente far soffrire l'essere umano, perché non lo mette mai in difficoltà, ma non solo adesso che l'uomo è in grado di avere delle armi che assolutamente creano l'incontro, il confronto, lo scontro, vogliamo chiamarlo, assolutamente impari, ma nemmeno nel Paleolitico c'era questo rapporto di possibilità, perché comunque qualunque preda, anche sfuggendo, non metteva in difficoltà
da un punto di vista alimentare l'essere umano. Quindi la caccia non è assolutamente una predazione, la caccia è un atto culturale esattamente come l'allevamento, anche se ovviamente lo sfruttamento è meno eclatante, però è sempre un atto culturale, non è un atto, come dire, basato sull'etogramma dell'essere umano, perché l'essere umano è un raccoglitore, non un predatore, e tutto lo dimostra il suo apparato gastroenterico, la sua percezione visiva, il suo etogramma, insomma tutto dimostra che l'essere umano non è assolutamente un predatore. Ti dirò di più, lo scimpanzé è molto più predatore dell'essere umano. Beh, quindi il fatto che l'uomo del paleolitico fosse anche spesso e volentieri preda, comunque, diciamo, non rende questa relazione simmetrica? No, perché l'uomo è una preda, l'uomo non è un predatore, non ha nessuna caratteristica etologica del predatore, nessuna. Anche quando gli umani vanno a caccia, se lo si vede lontanamente, proprio nelle scene, si vede che l'essere umano raccoglie animali morti, ma non succederà mai che un essere umano attacchi un animale vivo e poi cerchi di mangiarselo o di sbranarlo o di farlo a pezzi, ma semplicemente lo raccoglie come se fosse un fungo, come se fosse una bacca, come se fosse un frutto. E quindi non possiamo mettere la caccia all'interno della predazione, perché è assolutamente un errore etologico, e quindi poi diventa, con tutte le conseguenze che si possono essere, cioè la caccia è sempre un atto culturale, e come atto culturale è un atto che si espone naturalmente a quello che è la valutazione culturale dello stesso. Non posso poi farlo introiettare all'interno di una caratteristica naturale, perché così non è. Ho capito. Senti, un'altra domanda, tornando invece un po' a quello che dicevamo prima, e cioè alla macchina antropologica, diciamo, quindi alla divisione umano e animale, e divisioni anche intraspecifiche. Sempre nella stessa recensione al libro di Filippi Trasati, tu scrivi a un certo punto anche che la zooantropologia peraltro ha posto l'accento sul processo inverso rispetto a quello appunto della macchina antropologica, vale a dire ha posto l'accento su come l'emergenza identitaria rafforzi la strutturazione di categorie oppositive ancorché infondate, quale per l'appunto quella di animalità. Quindi in certo senso l'identitarismo rafforzerebbe lo specismo, e quale tipo di identitarismo? Sicuramente nella visione zoantropologica la cultura emerge nel momento in cui l'essere umano si allontana dal proprio canone di specie e assume delle referenze eterospecifiche, cioè nel momento in cui una popolazione in qualche modo si mette a danzare come fanno la gru coronata, e quindi, non so, la popolazione Masai con la gru coronata, piuttosto che i Papua con le paradisee o i Ladini con il gallo forcello, cioè il farsi animale significa assumere un'identità che in qualche modo è differente da quello che è il suo canone di specie. Questo immediatamente crea una diversità tra popolazioni, cioè nel senso che nel momento in cui io assumo un'identità, gli uomini, cioè quelli che sono umani, sono quelli che hanno quelle caratteristiche, non semplicemente il fatto di appartenere a una determinata specie. In questo senso la zoantropologia ci fa comprendere come molto spesso il processo di emarginazione avviene prima sull'uomo e poi sull'animale. Quindi prima si è creata un'emarginazione tra una struttura etnica e un'altra, nel senso di emarginarti, tu non fai parte dell'umano e quindi ti emargino, e poi c'è l'emarginazione dell'animale. Quindi dal mio punto di vista la zoantropologia in qualche modo inverte l'idea di Agamben. È giusta l'idea di Agamben secondo il mio punto di vista, ma è vero anche l'effetto inverso. Senti, sempre riferendomi a questo testo di Filippi Trasatti, c'è un aspetto molto affascinante che loro analizzano in un capitolo, che è quello relativo alla ribellione degli animali, no? Cioè parlano di una vasta aneddotica che ormai esiste riguardo a questo, citano per esempio il caso straziante della luna, dell'orsa della luna
che imprigionata insomma nelle solite gabbie, che vedendo che al proprio cucciolo veniva infilata la cannula per l'estrazione della bile, riuscì a uscire dalla gabbia e riuscì, non potendo liberare il cucciolo, sostanzialmente lo uccise, uccidendo anche se stessa. Quindi ci sono molti casi documentati di ribellione degli animali. Ecco, mi interessa il tuo punto di vista di etologo cognitivo e di zooantropologo. Ecco, che cosa pensi in proposito? Si può dire che gli animali in un certo senso fanno la rivoluzione, o perlomeno ci provano, anche se ovviamente con esiti che non possono che essere fallimentari? Sì, io direi che la parola rivoluzione forse è un po' troppo, nel senso che effettivamente gli animali possono ribellarsi a una determinata condizione, quindi c'è da parte dell'etero specifico molto spesso, anche secondo le sue caratteristiche, perché per esempio c'è una bella differenza tra un cane e un gatto. Un gatto, avendo una struttura sociale molto più indipendente da un punto di vista operativo, è molto più capace, molto più frequente che riesca a dire di no all'essere umano. Viceversa il cane, proprio perché dipende completamente dal gruppo e quindi interpreta la famiglia, il gruppo familiare o la persona come il suo gruppo, il cane fa molta più fatica. Io dico sempre attenzione, perché l'essere umano con i cani se ne approfitta, perché i cani hanno questa socialità così alta, così avanzata, così superiore alla nostra, che bene o male li rende molto vulnerabili. Cioè il cane è vulnerabile nei confronti del bisogno dell'altro, il gatto invece è molto più indipendente. Quindi dobbiamo sempre tener conto anche che in fondo, insomma, esistono specie differenti, quelle che ci sono specie che assolutamente non saranno domesticate mai, perché non hanno nessuna, non da un punto di vista, come dire, fisiologico, ma proprio da un punto di vista etologico, perché non entreranno mai in un controllo, per esempio, dei riproduttori. Un ghepardo non sarà mai addomesticato, non subirà mai un processo di domesticazione. Quindi effettivamente c'è una differenza tra le varie specie. Gli animali quindi cercano di ribellarsi, ma nelle loro caratteristiche, secondo le loro caratteristiche, e in ogni caso, cioè, proprio parlare di rivoluzione direi che è fuorviante, cioè, non possono fare una vera e propria rivoluzione. No, certo, era un mio modo, era per parafrasare un altro libro recente. Veniamo un po' a questioni, diciamo, più, possiamo dire, di attualità. E secondo te la questione animale potrebbe e dovrebbe entrare nell'agenda politica di oggi, agenda politica in senso lato, e in che modo? Se sì. Dal mio punto di vista è centrale, cioè il tema dell'antropocentrismo, è il tema del nostro secolo. Purtroppo noi siamo ancora all'interno di paradigmi culturali del Novecento, cioè noi ci diciamo nel XXI secolo, ma in realtà continuiamo a ragionare con le stesse identiche categorie del Novecento. Questo per me è un grosso problema, quando invece oggi abbiamo delle urgenze molto forti. Io penso innanzitutto che dovremmo rinunciare al concetto di utopia e parlare di eutopia, cioè mantenere questo mondo, cercare di salvaguardarlo, di valorizzarlo e di entrare in sintonia con gli esseri viventi e non passar sopra agli esseri viventi in vista di un progetto utopico, che queste sempre le utopie si fanno sulla pelle degli altri. L'isola che non c'è, questo sogno dell'isola che non c'è, io preferisco migliorare l'isola che c'è, non cercare l'isola che non c'è. E questo secondo me dovrebbe entrare proprio nel modo di ragionare politicamente. Invece abbiamo ancora le categorie del Novecento, che hanno poi causato tanti morti e tanta sofferenza, proprio legato a questa visione di voler costruire qualcosa che non c'è, e denigrando oggettivamente, svalorizzando questa terra. Io penso che deve essere un discorso che riguarda sia la difesa delle altre specie, il rispetto delle altre specie, ma anche il rispetto dell'ambiente. Non per questo in una visione, come dire, preservazionista o ecologista, ma proprio l'ambiente come luogo, come casa di tutti, l'ambiente come luogo che dà a tutti le opportunità di esistere, di esserci, per dirla alla Heidegger, no? E nel momento in cui invece noi pensiamo che difendere l'ambiente sia ecologismo
o preservazionismo, forse ci lasciamo ancora fuorviare da quelle che sono state le idee di ecologismo, di ambientalismo, di preservazionismo del Novecento, che erano assolutamente anche idee antidarwiniane, perché vedevano la vita come qualcosa di fisso, erano ancora legate a una visione fissista ottocentesca, ancora prima di Darwin sostanzialmente. E è molto importante che entrino nell'agenda politica. Tu parli di ecologismo, diciamo, sostenendo che, per capire, che sia ancora del tutto antropocentrico, però esistono anche movimenti magari minoritari di ecologismo più radicale, se vogliamo, che tentano anch'essi di superare il paradigma antropocentrico. Ecco, secondo te sarebbe possibile, sarebbe auspicabile, o al contrario sarebbe da evitare per il movimento antispecista di cercare di dialogare con queste realtà, appunto, diciamo, ecologiste, radicali, anche per cercare ovviamente di diffondere penso che da un punto di vista strategico sia necessario dialogare, sia assolutamente fondamentale dialogare. Non ci deve essere un settarismo dell'antispecismo chiuso esclusivamente in se stesso, deve assolutamente trovare degli ambiti di dialogo. Deve però, è necessario far chiarezza e superare concetti come le risorse ambientali, concetti come la bellezza della natura, cioè questa idea che sono fortemente antropocentrate, quindi diciamo che tutti gli altri esseri viventi non hanno più valore in sé, non hanno più una loro inerenza, ma diventano in qualche modo importanti perché l'uomo li considera come risorse, come da un punto di vista estetico, da un punto di vista tassonomico, a volte la specie è in via di estinzione perché sennò perdo quella specie. Ecco, ci sono ancora queste tendenze antropocentriche che vanno assolutamente superate, però nello stesso tempo è importante, perché io posso benissimo far soffrire degli animali con un'azione diretta sugli animali, ma posso benissimo farli soffrire anche togliendo loro spazio vitale, togliendo loro l'ambiente di vita. È una sofferenza magari che non si vede, è una sofferenza non indiretta, ma è assolutamente una sofferenza a volte molto più pesante sulle loro vite. Certo. Senti, sempre parlando appunto di politiche in generale, che cosa pensi delle politiche protezioniste sugli animali? Credi che siano proprio dannose e controproducenti, oppure che in qualche modo, diciamo, pur raggiungendo obiettivi sicuramente così del tutto insoddisfacenti, possano contribuire ad aumentare la sensibilità della popolazione verso gli animali? Guarda, tu mi fai una bella domanda, perché è interessante questo aspetto. Cioè, prima di tutto io vorrei sottolineare una cosa: quando una persona fa una scelta etica, qualunque sia, si condanna l'incoerenza, perché è la persona che non gliene frega niente di nessuno che è perfettamente coerente, ma nel momento in cui inizi a fare una scelta, necessariamente si viene a creare una sorta di struttura asimmetrica che comunque tu avrai sempre degli spazi di incoerenza. Non devi aver paura di questo, perché questo dimostra che stai andando nella direzione giusta. Cioè, altro aspetto, non bisogna cercare di racchiudere tutto il proprio percorso all'interno di se stessi. È molto importante quello che faccio per la società, è molto più importante piuttosto che raggiungere la mia purezza, perché già questo è una concezione assolutamente umanistica, è una concezione antropocentrica, il desiderio di raggiungere la purezza. Quindi io sono dell'avviso che bisogna cercare di favorire anche quei passi che permettono il miglioramento della vita degli altri esseri viventi. Quindi non voglio averne paura di questo. Io sono stato, ho visto per anni come vengono allevati i vitelli con cui si fa la carne bianca, le galline ovaiole, insomma tutte queste cose qua. Io penso che dal mio punto di vista devo fare certe scelte, quindi vegetarismo, vegan, tutta una serie di scelte che vanno nella mia direzione, ma nello stesso tempo, se io posso togliere questi tipi di allevamento che sono estremamente provocano dei livelli di sofferenza atroci su questi animali, se invece io considero il fatto di mantenere queste atrocità perché mi servono per aumentare la sensibilità, ancora una volta entro in quella
concezione utopistica dove io faccio la rivoluzione sulla pelle degli altri. A me questo non piace, perché io ho visto cosa significa essere un'oca ingozzata a forza o inchiodata a delle assi di legno, ho visto cosa significa essere un vitello e essere alimentato per un tempo lunghissimo con del latte ricostituito e farlo cadere in diarrea e riempirlo di cortisonici per tenerlo in piedi. Quindi è assolutamente importante fare qualunque passo che possa andare a migliorare la condizione di, perché io mi preoccupo per loro, non è una questione, mi preoccupo prima di tutto per loro. Capito. È chiaro che ci sono degli aspetti in cui uno dice però io rischio l'incoerenza, però parlare di queste cose forse è meglio invece che ci sia la crudeltà in modo tale da aumentare la sensibilità. Sì, ma la crudeltà non la stai soffrendo tu, la stanno soffrendo loro, è chiaro quello che voglio dire. Cioè, per me è quando io sono contrario alle gallinovaiole e agli allevamenti di gallinovaiole, ma nel momento in cui si aumentano le misure delle gabbie, per quanto a me non vada bene, però dico, per loro meglio, piuttosto che tenerle in condizioni di sofferenza così atroce. Cioè, ogni passo che diminuisca una sofferenza, per me è comunque una conquista. Ho capito. Senti, siamo quasi in chiusura, quindi ti faccio l'ultima domanda, sempre appunto relativa all'attualità. Qual è la tua opinione sull'antivivisezionismo scientifico, che è così diffuso tra gli animalisti e gli antispecisti? Ancora una volta è giusto perseguire diverse forme di strategia. Io rimango aperto su questo. Lo so che magari posso essere criticato dai puristi e non mi interessa. Io la vivisezione la rifuggo da un punto, la rigetto da un punto di vista etico, e quindi questo è il punto fondamentale. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che l'antivivisezionismo scientifico possa avere anche dei punti deboli, nel senso che ci può sempre essere qualcuno che mi può dimostrare che un particolare esperimento ha avuto una valenza di predittività, quindi ha dei punti deboli, ma nello stesso tempo lavorando per cambiare i modelli di sperimentazione, quindi dare delle alternative di sperimentazione, secondo me è importantissimo. Cioè, è un lavoro che veramente purtroppo si fa poco, purtroppo ci sono pochi fondi su questo, poche persone che se ne occupano, ma iniziare a lavorare sulle mappe epidemiologiche delle malattie, lavorare sulle simulazioni al computer, lavorare sulle cellule è veramente importantissimo, perché crea le basi per finalmente distruggere questa pratica che comporta delle sofferenze atroci. Quindi, ancora una volta, lasciamo lavorare anche gli scienziati che stanno mettendo a punto delle prassi per dare delle alternative, e nello stesso tempo continuiamo a bollare la vivisezione come qualcosa di eticamente inaccettabile. Sono due strade differenti, ma sono due strade che poi alla fine portano nella direzione che vogliamo, cioè quella di che una prassi venga una volta per tutte dismessa. Perfetto, benissimo. Noi abbiamo concluso e io ti ringrazio moltissimo di questa chiacchierata e speriamo di rivederci su questi schermi. Grazie a te, a presto. Grazie a tutti, arrivederci, a presto.